Salve ragazzi, oggi consumeremo una matriciana sanitaria, vero? Sì, sì. Così non diventerete ciccioni e sarete con la pancia bella piena. Sì. Prendiamo dei piatti. Per apparecchiare. Via anche queste che dopo mettono a posto. Per cucinare bisogna tirare fuori tutti gli ingredienti che ci servono, vero? Ma siccome però dobbiamo prima di tutto riprendere, la prima cosa che dobbiamo fare qual è? Illuminare. Oh yeah! Perché l'illuminazione serve. Allora, per la pasta serve una cosa molto importante. L'acqua. Poi dobbiamo prendere la nostra carissima pasta. Ecco qua. Prendiamo l'acqua, la mettiamo qui. E cominciamo anche ad accendere. Quando volete fare... Non metto il sale perché ne metterò molto poco, perché c'è il guanciale che è salato, quindi evitiamo di mettere troppo sale. Sì. Ma se volete proprio metterci... Tra l'altro facciamo una qualcosa senza avere il... Per fare la matriciana possiamo... Questo giro utilizzeremo il formaggio italiano, quindi sarà una matriciana un po' moscia. Sì, ma sempre buona sarà. Speriamo. Però c'è... Però vi voglio dire una cosa. Cosa serve per la matriciana? Ah, vero, il sugo. Lo spostamento dell'immagine deve essere lento, cioè quando tu ti sposti deve essere lento, sennò fa venire il mal di mare a quelli che guardano. Allora, se non vi piace il guanciale potete anche usare la pancetta, ma questo è un suggerimento. Però bisogna usare si fa con il guanciale, o se no con la pancetta diventa troppo pesante, quindi già un pezzettino già ti senti pieno. Ora adesso spieghiamo perché noi dobbiamo utilizzare il guanciale e non la pancetta. Perché gli ingredienti per fare la matriciana sono pochi, perché è un piatto povero. Tieni di sangue un po' distante. Allora, però non usiamo per esempio l'olio d'oliva? No, quello non ci deve stare. Ci mettiamo veramente poco sale. Non pochissimo. Ci deve stare il... Non si è. Ok. Un poco sale perché sennò poi... Babbo, ti dico una cosa, meglio se ci metti solo un granello. Poco. Ok. Tipo un granello. Non servirà nient'altro per il... Prendiamo il guanciale, prendiamo le forbici per aprire questa busta. Questa busta perché il guanciale è sotto vuoto. E prendiamo questo bel pezzo di guanciale. Che è tanto. A voglia. No, stiamo a fare un video. Non deve interrompere. Ok, è tanto, Allora. Molto tanto, quindi lo dobbiamo... tagliare, giusto? Esatto, anche grasso. Allora prendiamo prima di tutto un bel coltellone mega galattico con il quale fare il taglio. Dovrete anche essere molto attenti perché il coltello fa male, vero? Il coltello prima di tutto deve essere affilato. C'è poi una presa. Via, mamma mia. La più importante. Vanno tolte le parti rancide. Perché quella non è la parte commestibile. No, poi rovina tutto. Lo potete fare mentre l'acqua bolle. Oh. Allora, perché dobbiamo farlo con la pancetta? Perché, scusatemi, con il... guanciale. Perché il guanciale c'è tanto grasso. Il grasso cosa fa? Si scioglie e sostituirà l'olio. Mm-hmm. Ok? E quindi ecco perché serve solo uno come praticamente unico ingrediente.
Cioè l'ingrediente speciale, no? Esatto. E poi che succedeva? Che questo qui si conservava abbastanza bene e quindi rendeva facile la conservazione. Babbo, intanto lo... Ecco ragazzi che babbo fa il taglio del guanciale. Questo è tanto, però ci mangiamo tutto. Perché siamo in tre. Io sono il figlio di questo uomo. Sì, sì. Sì, che ti credi? Dopo che avrete fatto a fette questo guanciale, attenzione perché qui la lama doveva essere bella, che e qui invece la tagliamo. Come si fa a non tagliare? Si mettono i dita così e il coltello appoggia qua, così non ci si taglia. Mai così. O se no, che fa da, vedi, fa da riferimento. O se no, rischiate di avere solo tre dita. E l'altro trucchetto è che il coltello deve essere affilato, perché un coltello non affilato è un coltello pericoloso, perché non taglia, uno insiste e alla fine si fa male. Adesso questi pezzettini li facciamo. Facciamo delle striscioline. Sta riprendendo? Sì. Facciamo delle striscioline. Mini striscioline. Così i pezzi non saranno troppo grandi, giusto? Ok, questa va bene così. Adesso si tagliano. Insieme adesso quando avremo finito, ecco il risultato. Adesso possiamo immergere la pasta. Allontanati, allarga il campo, come si suol dire, perché adesso facciamo la cosa. Facciamo scaldare la pentola. Questa qui. Perché poi quando sarà calda ci mettiamo la pasta? No, ci mettiamo questa, la pasta andrà nel frigo. Ok, quindi questo lo friggiamo? No, adesso come facciamo? Mettiamo sulla cosa calda questi bei pezzi. Ok, e lo faremo sudare. Praticamente che succede? Con il calore il grasso si scioglie e diventa olio, giusto? Ovviamente sì, diciamo olio, e diventa grasso sciolto. Se sarà la base, insieme al sale che c'è dentro, il pepe che c'è, sarà la base poi per il sugo. Adesso dobbiamo metterci qui, aspettare che si scioglie. Quindi qua intanto cadiamo perché è ancora presto la pasta. Nel frattempo, prepariamo la tavola. Puoi stoppare mentre si cuoce. Allora, il vostro vieni, avvicinati con la camera che dobbiamo far vedere la fase. Vedete, avvicinati, puoi anche avvicinarti. Ecco qua il guanciale che sta sudando. Vedi la parte di grasso si sta trasformando, vedete? Vedete il coso che si sta sciogliendo? Deve essere basso, il calore, perché sennò si brucia. Già che adesso lo tagliamo un pochettino pure ulteriormente. L'odore è. E poi vedi quanto si è ridotto di dimensioni, perché si sta sciogliendo. E a questo punto
cominciamo a metterci il pomodoro. Yes! Non servono altre cose, dopo ci si metterà il pepe, ma non servono le altre. Poi durante anche un po' di acqua di cottura. Ecco. Sta avvenendo un piatto con i fiocchi. Ho detto sta avvenendo un piatto con i fiocchi. Adesso devi salire in temperatura. Il guanciale ora è diventato rosso. Pezziamo a pomodoro. Facciamo una cosa. Mentre stava sudando. Mettiamo l'ultimo pomodoro. E stiamo confuso. Interruzione. Ceso. La pasta, rigatoni, infatti questi sono, sì, rigatoni, 10 minuti la cottura, Sì, quindi dobbiamo starci un po' 10 minuti. Un po' di meno perché non mi fido, diamo 8 minuti, va, di cottura. Interrompere. Adesso... Bocca si fa la matriciana con il pecorino, ma noi abbiamo fatto un grosso errore. Non ce l'abbiamo, adesso utilizziamo una bestemmia praticamente. Il formaggio vegano, pensa te, col guanciale il formaggio vegano, veramente una cosa incredibile. È una vera bestemmia praticamente. Ma sempre formaggio è. Però ci vuole pecorino, cioè non si può fare la matriciana. Però questa serve più che altro per fare il video, no Jacopo? Vero? Mm-hmm. Per far vedere le tecniche di cucina ai bambini che vogliono imparare anche non solo a fare i video, ma anche a cucinare. Bisogna saper fare tutto nella vita, sia i video, anche, ma anche cucinare. Beh, non per forza imparare il Kung Fu, però... Sì, un po' tutto, sì. Questo, no? Con un po' di confusione. Allora, facciamo una cosa. Che vuoi fare? Te ne vuoi mangiare un po' di... No, questo non è buono, mangiare così non è buono. Facciamo questi pezzettini e li diamo a... Polly, sta gatta scema. Polly! Ah! Così non ci rompe le scatole, vero? Mi piace il formaggio vegano. Bene, interruzione. Ecco qua. Ragazzi, il guanciale si è trasformato. Ecco, questo è il sugo con il guanciale e il pomodoro. Tutto insaporito dal grasso del guanciale che si è sciolto. Questo sarà anche una bella mangiata di carne perché c'è un sacco di guanciale. Manca il pecorino. Buono. Stoppo? Sì. L'acqua bolle. Mappa quanto bolle. E ci inzuppiamo la pasta. Potete mettercene un... quanto volete se avete proprio fame un... Beh, questo è mezzo chilo, non è mica poca. Scotta tutto. Su. Una cosa importante mentre si cucina è pulire, giusto? Sì. Signor Stefano? Sì, bisogna pulire. Lo riordino ad assettare. Nel niente. Qui abbassiamo un po'. E qui impostiamo... anche 5 perché ci siamo dimenticati, dovrebbe essere 10 minuti, facciamo 6, va. Interrompo. Ecco ragazzi, ora la pasta si sta ammorbidendo. Sta bollendo, ma non troppo, eh. C'è un altro trucchetto da... La pasta deve bollire a bollore elevato per un paio di minuti. Poi il resto del periodo
di cottura, basso basso basso, sì. 2 minuti a massima temperatura e poi dopo si può fare col fuoco basso basso. C'hai anche una bottiglia di vino? Sì. Questo lo laviamo perché poi lo andiamo a mettere nella questa. Una differenziata, no? Ah, ok. Sciacquiamo. Questo nel vero, questo plastica e metallo. Che verità, è metallo quello. Però il secchio è plastica e metallo. Differenziamo. Adesso ah, quella, no, quella bottiglia è mangiata da dal signor secchio metallo e plastica, vero? Logico. Ah sì, ok. Bene. Vero pure, lo abbiamo fatto il pezzo. Sta bollendo troppo? Bisogna tenerla sotto controllo, eh? Sì, perché quella pasta non fa tutto da sola, vero? Adesso sono passati quei famosi 2 minuti, abbassiamo la temperatura a 2. Colore basso, e di qua che fa? Oppure scendiamo, eh? Uno, mamma tre. Mia, che buono, mi è venuta l'acquolina in bocca. Peccato non c'è il primarino, però. È vero, un vero sbaglio. Ragazzi, vi do questo suggerimento: metteteci il pecorino invece del formaggio vegano, se no viene una schifezza. Beh, però per farlo salutare un pochino ci va. Lanciare salutare, salutare. Qui mettiamo un po' di vino. Solo babbo e la mamma, però, eh? Già. Bambini, vino, vino. Infatti ragazzi, non bevete il vino, sennò vi ubriacate. Poi dopo ci va a bere. Già. Magari a te non te lo metto il bevuto. Te ti basterà quello del boccio. Che andiamo a prendere? Scola pasta! Ale! Scola pasta! Andiamo a mettere qui perché tra poco si iniziano le danze? Si prendono le nostre fidate bacchette. Del ristorante giapponese. Che è? L'hai prese? Perché le prendo? Perché mo adesso la faccio una. Quando saranno qui verso Popolo Zero, vado a prendere un rigatore, lo passo lì, lo assaggio, vedo se è cotto. Così possiamo procedere. Dobbiamo aspettare ancora 2 minuti. Quindi la pasta dovrebbe essere cotta. Sto aprendo un rigatone. Lo assaggi. Lo immerge un pochino lì. E lo assaggi. Assaggiare è importante perché così si può vedere se è buono o cattivo. La pasta è cotta, andiamo a fare le danze. E voilà! E voilà! Poi si prende questo. Lo scola pasta. Con solo la pasta ormai, che l'acqua se n'è andata via. Ok. Possiamo anche spegnere, che qui adesso si mescola. Ed ecco il risultato finale. Non è proprio finale. Ah. Questi rigatoni io però stanno... Si è ribellato. Tac. No, maledetto. Penelli. Questo qui. Mettiamo un po' di formaggio vegano. Però tendenzialmente ci va sempre il pecorino. Solo esclusivamente il pecorino. Ripetiamolo sempre senza che ci siamo sbagliati. Oggi ci abbiamo messo questo.
perché non ce l'avevamo, perché così ve lo facevamo vedere che ci avevamo il pecorino. Un bel pecorino romano, di quelli buoni, di quelli eccezionali. Ok, ci siamo. A questo punto prendiamo gli altri. Bene ragazzi, ora metteremo questo famoso piatto sul piatto. Questo pasta sul piatto. Okay. Questo famosissimo piatto antico. Bene, così. Mm-hmm. Poi un'altra aggiuntina di di pecorino, però non ci abbiamo. Questo è quello di Jacopo. Noi ci metteremo anche il pepe, ok? Mm-hmm. Ciao. Ciao!